Questa mattina la prima campanella per il liceo scientifico Filippo Masci di Chieti ha annunciato non solo l'inizio di un nuovo anno scolastico, ma anche il principio di una nuova era, dopo 10 anni di sedi distaccate e precarie. Il taglio del nastro ha inaugurato la nuova sede scolastica del liceo statale scientifico in quella che un tempo fu la caserma Berardi, con aule multimediali all'avanguardia, classi spaziose e luminose e arredi scolastici nuovi e funzionali. Sara Solipaca, dirigente scolastica del liceo scientifico Masci di Chieti, questa mattina la prima campanella all'inizio di un nuovo anno scolastico, per voi un anno zero. Eh sì, è l'inizio di una nuova era per noi, l'avverarsi di un sogno, la sede unica che abbiamo aspettato per 10 anni e siamo molto felici, è un momento di grande gioia per tutti noi. La prima campanella quest'anno c'è stata con un po' di ritardo, ma l'attesa ne è valsa la pena. Assolutamente sì, noi siamo molto soddisfatti. Questa attesa veramente è stata lunga, sì, però adesso siamo finalmente alla meta. Certo, abbiamo fatto tanto, ma molto deve essere ancora fatto. Voglio dire, noi dovremo lavorare anche per avere l'aula magna, questo è il cosiddetto intervento 4, e per la palestra. Per ora abbiamo solo un campetto, saranno le prossime mete da raggiungere. Quali sono state le reazioni degli studenti questa mattina? Come sempre, curiosità, entusiasmo. Ci racconta il liceo scientifico Masci i numeri? Il liceo scientifico Masci, che ormai diciamo ha 101 anni, perché è stato il primo liceo scientifico fondato nel 1923 con la riforma Gentile, consta di circa 800 studenti, circa 100 tra personale docente e personale ATA, un dirigente, 3 indirizzi, perché noi abbiamo il liceo di ordinamento, scienze applicate, poi c'è il liceo internazionale Cambridge, dove 2 materie, matematica e fisica, vengono studiate in inglese, e la curvatura biomedica per quei ragazzi che sono orientati nella scelta post diploma delle materie sociosanitarie e mediche. Cosa si augura per questo nuovo anno scolastico? Una comunità innanzitutto più coesa. Noi avere una sede unica aiuta le attività non solo dal punto di vista logistico-organizzativo, ma proprio dal punto di vista della coesione, il senso di comunità, il senso di appartenenza a una grande comunità antica e prestigiosa come quella del Masci, che è stata fucina di tanta classe dirigente. Silvia Di Pasquale, consigliera comunale con delega alle scuole del comune di Chieti, primo giorno di scuola, prima campanella al liceo scientifico Masci in una scuola completamente rinnovata, c'era stata qualche polemica nei giorni scorsi ma adesso sembra essere tutto rientrato. Ce l'abbiamo fatta, sì, è un edificio staticamente, sismicamente messo a norma. È una scuola grande, bella, moderna, sicura e sicuramente insomma, i ragazzi potranno avere una qualità di studio e di apprendimento migliore che in una scuola vetusta e malandata. L'augurio a questi studenti da parte della provincia? Sicuramente un in bocca al lupo grande per tutti i grandi successi che noi auguriamo loro, da parte loro un impegno perché la società odierna ha veramente tanta necessità di cervelli in gamba.